Ciao a tutti ragazzi, buongiorno! Siamo di nuovo in una straordinaria live, sempre puntuali, l'una e mezza, spaccato il secondo. Questa volta siamo con un ospite straordinario. Siamo con Daniele della famiglia Andriano. Daniele è il titolare della Facet, o meglio, uno dei soci. Daniele, soci, titolare, cosa sei? Diciamo, sono tutte e due, sono uno dei soci. Ok, la Facet è un'azienda a conduzione familiare fatta e finita tutta in Italia. Sì, assolutamente. La Facet esiste dal 1946, quindi sicuramente una realtà molto storica. È stata fondata da mio nonno Francesco, una persona sicuramente molto eclettica perché prima di fare l'azienda ha fatto di tutto, addirittura faceva il trasportatore in Africa in tempi sicuramente non facili, Caspita. ha realizzato dei mobili, ha costruito biciclette e poi, e chissà quante che non so neanche, e poi alla fine ha creato la Facet, insomma. Tra l'altro la Facet all'inizio è nata in componenti per telefono. Quindi per Ah, componenti per vedi? telefonia e in particolare utilizzava la tecnologia del tungsteno che poi dopo pochi anni è stata portata in ambito automotive e da lì è iniziato il filone automotive che dura ancora adesso, Caspita, quante informazioni, proprio non lo sapevo. Io la verità non sapevo neanche fosse tutta italiana. La cosa che ti volevo chiedere, beh, intanto la prima cosa che ti voglio dire è ti ringrazio per tutto lo straordinario supporto che ci hai dato in questi anni, nel senso che grazie a te abbiamo realizzato dei video per farci entrare all'interno della produzione, una produzione che è una sala operatoria, cioè ci si può mangiare tutto il pavimento verde, macchinari sempre iperpuliti. Quindi veramente ti ringrazio perché c'è dietro un impegno straordinario a mantenere un'azienda così veramente ben curata in tutto, dall'inizio alla fine, ma non solo, anche proprio strutturalmente con i ragazzi che ci lavorano dentro, tutti col sorriso. La Beh, cosa che ti grazie, volevo. ma grazie perché fa piacere sentirlo dire e mi fa molto piacere che riusciamo a far uscire dalle mura della nostra azienda quello che siamo e magari far vedere a delle persone che non si immaginano cosa vuol dire costruire, progettare, costruire un prodotto particolare, farlo tutto da noi, tutto in una realtà italiana e penso che sia un bel lavoro. Sì, Daniele, guarda, io ti devo dire la verità, nel senso che un anno fa più o meno abbiamo incominciato a vederci e darci la possibilità di venire in produzione. Io non mi aspettavo un'azienda così bella, bella a 360, bella nella produzione, nella gente, nella cura del dettaglio, anche nella cura delle persone che lavorano dentro. Quindi, e vedere poi concretamente con mano che viene prodotto realmente tutto in Italia. Quindi per me è veramente fighissimo. La cosa che mi sono sempre chiesto, Daniele, in questi anni, come arriva la decisione di far nascere un ricambio, un pezzo di ricambio, i test, le prove, la ricerca, capire qual è il pezzo da produrre o non produrre, perché le macchine hanno talmente tanti ricambi che immagino 70 anni fa quanti c'erano? 4 codici, 20 Certo. codici, 1000 codici? Oggi è un cinema a decidere quale sì, quale no. Sicuramente non è innanzitutto è un processo perché non è che si sceglie rapidamente, bisogna valutare molti criteri e valutarli in maniera anche attenta. Quindi, se vogliamo, usiamo diversi criteri e cerchiamo di valutarli diversi. Quindi, sicuramente, diciamo, dei criteri di mercato costruiti attraverso delle nostre analisi a partire di dati di mercato. Quindi, per esempio, può essere del circolante, delle analisi, delle informazioni varie. Sicuramente sono molto importanti i feedback dal mercato, quindi dalla nostra, tipicamente dalla nostra filiera di vendita, quindi che dall'officina risalgono fino a poi arrivare a noi e quindi anche sapere sul campo che cosa è ritenuto interessante, cioè che ha un tasso di guasto importante, è uno degli input fondamentali per la scelta. Quindi questo sicuramente è andare a individuare il bisogno del mercato. Tra l'altro in un tempo che deve anticipare quel bisogno, quello è il caso ideale, no? Quando noi siamo pronti a dare il nostro prodotto a un cliente quando gli serve e non magari dopo uno o due passa anni. Sì, ho capito. Quindi questa è un po' la nostra sfida quotidiana.
Una volta individuato il bisogno, chiaramente bisogna farne una fattibilità, che deve essere dal lato tecnico, per essere in grado di dire sì, siamo in grado di produrlo con i nostri mezzi, soprattutto con le nostre conoscenze, e anche dal lato economico deve essere un qualcosa che sia ovviamente economicamente sensato. Quindi fare una stima dei costi in termini di materiali, lavorazioni, investimenti, e calcolarne le attese in termini di vendita, e vedere che con un prezzo formulato che sia coerente con la concorrenza sul mercato di vari tipi, che sia il prodotto della casa madre, il costruttore OIS o realtà come noi, che sia un posizionamento corretto. Quindi sicuramente è un processo molto, molto articolato, bisogna raccogliere tanti input, fare tante analisi, e quindi... Ed è una sfida per la quantità anche, perché prendiamo una linea di prodotto, una su cui è molto applicato, cioè che ci sono tanti codici applicati su tanti veicoli, come i VSS, i sensori di velocità a ruota. Sì. Quello è il caso, se vogliamo, più complesso come numerosità, perché noi nel nostro database abbiamo più di 10.000 codici originali. Quindi figurati, andare a dire, Facet non può fare 10.000 codici ovviamente, deve selezionare quelli che servono di più al mercato e lavorare su quelli. Quindi sicuramente c'è un lavoro continuo. Uno studio, una ricerca che era inimmaginabile. Da quando decidete di cominciare a produrre, per assurdo, questo è un VSS, tra l'altro mi sembra un prodotto nuovo, giusto, che è sempre vostro. Perfetto. Quanto tempo passa dal momento in cui oggi decidiamo di partire a viene messo sul mercato? E i vari step, perché uno dice, vabbè, che ci vuole? Due fili, prendi, fai lo stampo, metti in commercio, no? No, sicuramente più complicata. No. Beh, Daniele, sai, uno vede un pezzo così, dice, è un pezzo di plastica con dentro un sensore, due fili. A una persona normale potrebbe venire in mente questo, ma a me stesso, prima di cominciare a venire a vedere all'interno dell'azienda com'era tutto il processo, io quando poi l'ho visto dal vivo, ci rimango esterrefatto a volte, perché dico, oggi qualcosa che non va. Quando lo vedi finito, e quindi la domanda è, quanti passaggi ci sono e quanto tempo passa? Cioè, cominci oggi, tra un mese è pronto un prodotto del genere? No, chiaro. Allora, diciamo che c'è molta differenza tra il primissimo codice, o comunque i primi codici di una famiglia nuova, cioè proprio di un prodotto che Facet non ha catalogo, e gli altri. Perché? Per fare i primissimi codici si parte veramente dal nulla, proprio dal nulla. Quindi vuol dire che dobbiamo innanzitutto capire quali sono i requisiti del prodotto, e quindi fare una forte attività di reverse engineering. Ma anche l'attività di reverse engineering, prendiamo pure quel sensore, deve essere fatta con degli strumenti, esattamente, che non esistono sul mercato, perché quel sensore lì, per funzionare, deve interfacciarsi su una ruota fonica. Quindi dobbiamo costruire uno strumento tale da riprodurre le condizioni di funzionamento sul veicolo e fare quel prodotto e misurarne la funzionalità. Quindi questo è uno dei primissimi, delle primissime attività, e questo vale su tutte le caratteristiche, sia funzionali che di affidabilità, che anche dimensionali. Quindi, per capire se ho capito, primo step è intanto fare la ricerca di mercato. Una volta che avete deciso, prendere il pezzo e fare proprio tutto alla parte di a ritroso di come è stato costruito, giusto? E di come funziona, tutti i vari valori, le plastiche, le tolleranze, le misure, questo stai dicendo? Esattamente. In più dobbiamo capire quello che in realtà non sappiamo, cioè dobbiamo costruirci il capire cosa andare a vedere, perché non è così banale. Un sensore di giri legge il numero di giri, ok, questo lo sappiamo dire tutti, ma ci sono poi tantissime caratteristiche un po' meno evidenti che magari noi non conosciamo, e come tu in questo momento abbiamo soltanto il pezzo tra le mani, quindi dobbiamo immaginarci e misurare anche quello che non sappiamo. Quindi sicuramente non è semplice. Sì, o così come mi viene in mente per un caso molto eclatante, che per voi probabilmente è ancora uno dei vostri cavalli di battaglia, è il termostato, dove lì su un termostato classico che tendenzialmente veniva fatto tutto in metallo e non c'era il ricambio, voi siete stati i primi a realizzare l'elemento sensibile interno, giusto? Quindi uno staccava il pezzo, teneva la parte di metallo o quello che era, cambiava solo l'elemento
cos'era quello in plastica, il primo che avevi fatto, no? Cos'era? Sì, diciamo che quello che cerchiamo di fare è proprio identificare il bisogno del mercato. Quindi la maggioranza delle volte è una sostituzione uno a uno col componente originale. In realtà a volte diamo di meno dell'originale in termini di completezza e a volte diamo di più. Ma perché? Perché interpretiamo come un'esigenza dell'officina andare a volte a sostituire un pezzo completo perché magari non si guasta la parte completa, tipo okay, il corpo metallico di un termostato come citavi. E quindi semplificarlo. E quindi fornire, tra virgolette, di meno riutilizzando l'originale a vantaggio del prezzo del componente, assolutamente. Dall'altro, e anche a vantaggio della gamma, nel senso che magari in questo modo per avere più applicazioni che sono coperte da tre originali diversi, noi magari ne copriamo con una sola. C'è anche quel vantaggio. Sì, okay. Dall'altro lato invece ci sono dei casi in cui forniamo di più. Può essere che diamo un kit con anche un altro componente che però serve per il montaggio, serve quindi è perché complementare si a quel pezzo lì e facilita esatto. l'utilizzo del meccanico o di chi sta comprando questo ricambio. Interessante. Esattamente. Daniele, una cosa che mi viene in mente, nello studio di questo componente, del reverse engineering di questo componente, sicuramente io mi ricordo circa un annetto fa, quando abbiamo fatto forse i primi video, dove in azienda mi avete fatto vedere come veniva prodotto un misuratore massaria, che c'era un caso eclatante dove quel misuratore massaria era coperto da più brevetti. Quindi okay, la parte vostra è anche quella di andare a scoprire, per non ledere sì, la proprietà intellettuale di altri competitor, se qualche componente è coperto o no da brevetto. Quindi c'è anche tutta quella parte lì, giusto? Eh sì, assolutamente, quella è un'attività molto delicata perché comunque vabbè, la posizione aziendale è quella di non uscire sul mercato con dei prodotti che riutilizzano soluzioni coperte da brevetti ancora in corso. Quindi sicuramente E quando questo già vi fa partiamo. tanto onore, cioè nel senso concorrenza ok, ma in modo corretto. E non è semplice, non è per niente semplice perché vuol dire che bisogna fare una ricerca di quali sono i brevetti in corso sui vari prodotti, quindi è un'attività che porta via tanto tempo e di competenze tecniche specialistiche e con qualcosa anche di competenza dal punto di vista, diciamo, legale per l'aspetto brevettuale, no? Quindi sicuramente un'attività che facciamo e quando individuiamo questi casi l'approccio è di trovare una soluzione alternativa. Non vogliamo replicare qualcosa che non si può fare in sostanza, no? Quindi questo vuol dire di nuovo investire tempo e sperimentazione. Sì. Un altro componente che ho qua, Daniele, che a me piace da matti, perché i misuratori massari sono sempre bellissimi. E questo qua è uno di quelli, un vostro nuovo codice, giusto? Ok, sì, perfetto. Questo qui è, allora, è un codice che abbiamo da qualche mese, è un MAF il cui costruttore è Denso Sì? Sì? e ha applicazioni giapponesi, tipicamente principali Suzuki e Toyota. E praticamente, esatto, se puoi far vedere la Sì, parte, eccola, questo no, o questo? l'altra, quello che è nell'altra mano, esatto, e gli elementi, quelli. Aspetta, che mettiamo quelli così, così mette a fuoco, porta pazienza, eh. perfetto. Dove gli elementi sensibili, cioè quelli che leggono veramente il flusso, sono esatto vicino a quelli che sta indicando, perfetto, che sono particolari perché sono diversi dalla tecnologia Bosch o dalla tecnologia Continental. E, tipicamente sono usate dai costruttori US giapponesi e Si vede quindi meglio così, no? sì, sono molto piccoli, si vede poco, Questi però qua sono. esatto, sono quelli. Sembra un microscopio. Qui la Eh roba sì. è microscopica veramente. E quindi è un po' l'ultima versione per la nostra gamma, che comunque ha un'importanza molto elevata, appunto, soprattutto per le vetture giapponesi. E tra l'altro io sono qua sul sito, sul catalogo elettronico, proprio su questo nuovo codice. E vedo che avete veramente un catalogo elettronico veramente completo. Io sono qua Sì, sul allora. Toyota, sull'installazione, c'è veramente dentro di tutto, codice motore, c'è dentro tutto anno.
Perfetto, perfetto. Quindi si vedono quanti veicoli ci sono con il dettaglio del codice motore, inizio, fine, data di produzione. Ma questo qua è un codice solo? Cioè, questo codice mi copre questa gamma di vetture? Sì, esattamente, quella gamma di vetture, se guardi a sinistra, ci sono anche i codici originali dei vari costruttori, esatto, quelli Che sono Mazda. spettacolo! Sì, Quindi è da un qua codice io molto subito posso dettagliato. andare a vedere il codice originale che è stampato magari sopra la scatola. Vengo qua, inserisco il codice originale e recupero subito le informazioni per sapere se è in produzione. Anche qua dietro si dietro un lavoro da giù di testa, cioè non è solo la parte di costruirlo, c'è anche poi tutta la parte di catalogo elettronico. Assolutamente, diciamo che il catalogo elettronico ha due fini per noi in azienda. Uno, per la prima parte, quella che diciamo che serve per la scelta di quali prodotti fare. Sì. Quindi è fondamentale perché senza quei dati non si hanno, non si sa che cosa circola sulle vetture in Sì, la Europa. domanda che mi viene è, 30 anni fa c'era il catalogo elettronico? C'era un catalogo non elettronico, c'era il catalogo cartaceo, praticamente facevamo tutto su carta, l'edizione cartacea era un evento perché con gli strumenti dell'epoca, mi racconta sempre mio papà, che era un evento fare un catalogo e si faceva la cena dopo un catalogo. Davvero? Perché era proprio un evento, perché quindi si presentava tutta una gamma, c'era uno sforzo enorme fatto con lucidi, quello che si fa oggi con Photoshop lo si faceva con la carta, Mamma mia, che e quindi lavorone. sì. Che anni. Ci puoi veramente, magari tu no, ma tuo papà ci potrebbe raccontare veramente una storia infinita dietro alla produzione dei ricambi. È straordinario. Sì, poi in realtà la velocità anche del catalogo elettronico che in un attimo si inserisce il codice. Quindi non Certo. hai bisogno di stampare carta, consumare, sempre molto attento anche a quello che riguarda l'inquinante o il green, no? Diciamo. Che figata, un sacco di informazioni che non si conoscono mai finché uno non le tocca con mano, quindi complimenti. Poi Daniele, io ho ancora un pezzetto che, questa per me è spettacolare, però non so se fartela vedere, perché in realtà sono un po' geloso, perché questa me l'ha data un tuo collaboratore interno, uno storico collaboratore. Vabbè, dai, questa parte qua. Allora ho capito chi te l'ha data. È un grande, Franco è un grande. E mi ha dato questa parte qua e io ne sono innamorato perché qua si vede tutta la parte della bobinetta, la parte del puntale, la parte della parte di recupero, del doppio piattello. Ci racconti un pochino anche la valvola EGR che Sì, produce? allora, le valvole EGR sono un prodotto per noi sicuramente il più recente in termini di data di uscita. Da qualche anno abbiamo un codice che è di tecnologia pneumatica e adesso stiamo aggiungendo a gamma queste valvole, il cui costruttore originale è Pirburg, con una tecnologia solenoide, quindi la bobinetta che facevi vedere. Esatto, perfetto. Dove si vede quella sezione è rame, quindi sono tutte le spire di rame che creano un campo elettromagnetico che fa spingere quel cursore, Questo pistoncino esatto, qua, giusto? questo pistoncino, che poi va ad aprire effettivamente, dove è l'altra mano, le due valvole. Questo dove Queste, va? Sì, perfetto. tu l'hai detta così in 20 secondi, ma io mi ricordo che questa parte qua non è proprio un giochino, perché noi adesso lo vediamo tagliato, sezionato e dentro non c'è, ci c'è dentro tutta la parte di avvolgimento, però la parte di avvolgimento, il numero di spire, la resina che deve andare dentro, non è proprio una roba così, come dire. Sì, ma allora, sai perché anche l'ho fatta un po' veloce la parte della bobina? Perché è un classico esempio di riutilizzo di tecnologia per noi. Perché? Perché noi abbiamo sempre fatto storicamente le bobine d'accensione e se vogliamo quella Ah, è parte lì vero. tecnologicamente è molto simile all'avvolgimento primario delle bobine. Quindi, che è una tecnologia non banale, cioè per niente, bisogna conoscere i materiali, avere un audio di processo, avere le macchine in casa, ovviamente. E quindi quello è uno dei casi in cui prodotto completamente diverso, completamente nuovo, in realtà per noi quella parte lì è stata piuttosto semplice perché avevamo già un grosso know-how storico per un altro prodotto. Quindi Su quello che questo riguarda l'avvolgimento elettrico sulla bobina. esattamente, questo è un esempio classico di Sì. quanto un'azienda, del valore di un'azienda storica, no? Quindi il know-how che si può riportare da un prodotto all'altro. Sì, la cosa che vorrei far vedere ai ragazzi che ci stanno seguendo è far vedere, si intravedono, io spero che si riescano a vedere, Daniele, i pezzi dove ci sono le varie giunzioni tra la prima parte della plastica. Poi c'è l'altra seconda parte che copre il coperchio, giusto? Si intravedono. Questo pezzo di metallo qua
fa parte di un componente che è questo che va giù, ma è staccato da questo. Cioè noi adesso qua sembra, vedendolo riflesso, che sia tutto un pezzo unico, ma in realtà sono tante piccole sezioni che poi vengono chiuse con vari passaggi, resinate, sigillate ermeticamente in modo tale che anche l'umidità non possa entrare, no? Qui per esempio c'è, adesso io non riesco, faccio fatica a vederlo, ma mi sembra che qua ci sia un pezzo, questa parte qua sia un pezzo, questa sia un'altra. Sì, sì, perché praticamente c'è la parte plastica sopra, dove c'è il connettore, che è un primo pezzo, esattamente, da lì in su, esattamente, esattamente. Poi c'è tutta la parte di metallo, che in realtà sono più pezzi, esatto, i quali vengono caricati nello stampo, il quale inietta la resina e fa praticamente un corpo unico, che è quello con tutta quella parte segmentata, cioè diciamo quello dalle viti in su. Dalle viti in su è tutta una parte che viene sovrastampata in un corpo unico. Quindi sicuramente c'è una certa complessità anche solo come numero di componenti. Sì, doverli montare, tutti devono cadere dentro perfettamente, devono essere montati. E poi una volta tutto, mi immagino che devono anche essere collaudati e poi messi sul commercio. Cioè che i prodotti non è che prendono e vengono spediti. Punto finito. No, certo che no. Abbiamo questo, diciamo che è un'impostazione aziendale che vale sulle valvole, ma su qualsiasi prodotto. Abbiamo come ultima operazione del ciclo di produzione un collaudo al 100%. Ah, quindi vuol dire fa che tutto il circolo, una volta fatto, prima di essere imbustato, deve fare, se è confermata la lucina verde, il prodotto è... Esatto. In questo caso cosa facciamo? Applichiamo uno stimolo elettrico al solenoide, il quale genera un'apertura della valvola e noi controlliamo che l'apertura in sé sia adeguata in termini di corsa e quando invece è chiusa che sia effettivamente chiusa e che non ci siano perdite. Perché quindi si fa anche un controllo per quello che è il passaggio dell'aria, giusto? Sì. Cioè esatto. Non è solo un test di corrente e basta? No, è un test proprio funzionale. Quindi faccio passare l'aria come se fosse gas di scarico, controllo che la quantità d'aria immessa non sia tutti i vostri test, entrata, uscita, attivazione della bobinetta e sì, che funzioni tutto. Sì, assolutamente. Che spettacolo. Beh, ci hai detto un lavoro veramente straordinario. Io ho avuto la fortuna di venire dentro, qualche volta vengo dentro a vedere, adesso siamo un po' fermi col coronavirus. Vabbè. Però voi come vi state muovendo in questo momento, Daniele? Non è facile, non è facile, però devo dire che ci riteniamo soddisfatti e fortunati perché comunque come produzione perlomeno non abbiamo mai chiuso un giorno, siamo sempre stati attivi, quindi se vogliamo appena è scoppiato questo gran pasticcio, quello che abbiamo fatto, la prima preoccupazione è stata per le persone, quindi primissima cosa che abbiamo fatto era individuare le azioni per distanziarci, cercare di limitare tutte le possibili contagi e così via. Poi, questa è stata proprio la primissima azione. Primo step. Sì. Poi, secondo, ma proprio primo step logico, no? Prima preoccupazione. Secondo step logico è stato pensare ai clienti, quindi pensare di focalizzarsi su quello che serve di più ai clienti, nonostante tutta questa situazione, e quindi cercare di garantire il servizio. Quindi non dico che abbiamo garantito come una produzione normale, questo no, però devo dire che in questo sistema, in questo contesto, stiamo riuscendo comunque a dare un livello di servizio comunque penso soddisfacente, no? Quindi questo penso che sia da notare sicuramente. E poi comunque quindi cosa vuol dire? Che tutte le persone che non hanno a che fare con la produzione o direttamente legate lavorano a casa, quindi abbiamo un'enorme percentuale di persone che lavorano in smart working. E anche tu mi sembra che sia a casa. Sì, questo non è la mia scrivania a lavoro. Siamo tutti a casa, anche Daniele, voglio dire. E poi assolutamente stare molto dietro, e non è facile, ai vari decreti ministeriali, perché c'è un continuo, e poi anche con l'associazione di categoria c'è ancora un continuo più elevato. Poi ci siamo preoccupati di approvvigionare i vari sistemi IDP in maniera individuale, non abbiamo aspettato che ci fornisse chissà chi, ci siamo già forniti noi, cioè
attivati noi con delle fonti trovate da noi per le varie mascherine, abbiamo messo, distanziato le persone, abbiamo anche modificato alcune linee produttive per far sì che ci le persone lavorassero in sicurezza. Con le distanze, esatto. Poi anche la mensa comunque continua, abbiamo messo anche lì distanziato i tavoli, quindi messo dei separatori, quindi assolutamente siamo contenti di quello che abbiamo fatto, perché stiamo garantendo la salvaguardia della salute delle persone e allo stesso tempo abbiamo ben chiaro quello che i clienti serve. Che grande. Senti Dani, prima di farti andare vorrei farti un paio di domande. Visto che siamo collegati a questo discorso del coronavirus, come vedi tu la ripartenza? Cioè, secondo te come sarà nell'ambito lavorativo? Ma allora, sicuramente quello che dobbiamo fare è non farsi prendere dall'entusiasmo e non pensare che ci sia il famoso liberi tutti, no? Quindi Questo è il primo consiglio che secondo me vale in tutti gli ambiti per tutti. Quindi c'è tanta voglia di andare, tornare a fare le cose che si voleva fare prima, vedere le persone che si vedevano prima, ma non si può, bisogna rispettare quello che ci dice il governo, no? Detto questo, non sarà semplice, perché comunque avremo è un buco che durerà a lungo sui vari settori di tutta la nazione, di tutto il mondo alla fine, no? Siamo tutti nella stessa barca, se vogliamo. Quindi nessuno lo sa quali sono gli impatti, però sono lunghi e dovremo... La cosa importante è stare sempre con gli occhi aperti, sempre monitorare quello che ci è... Da un lato il governo per la salute, ma soprattutto quello che è il nostro campo, vedere, stare a stretto contatto con i clienti, il nostro ufficio commerciale, su questo direi che è molto molto attento e molto molto attivo, continua il dialogo con i clienti e quindi questo è estremamente fondamentale, perché ci dice che cosa l'azienda deve fare. Grandissimo. Dani, l'ultima domanda invece te la riservo nel settore automotive. Come vedi tu il cambio, il futuro della macchina? Cioè, se abbiamo parlato che l'azienda è da 70 anni che è sul mercato, e quindi tuo nonno, tuo papà, tu e con tuo fratello avete visto un cambiamento che probabilmente è avvenuto in 70 anni anche in modo graduale. Negli ultimi 3-4 anni invece stiamo vedendo un cambiamento automotive che ha dell'imbarazzante, perché stanno cambiando normative una dietro l'altra, modelli, tipologie, assistenze, stanno facendo tutte ibride. Come vedi tu queste evoluzioni e secondo te che cosa porterà o dove andremo? Se veramente il termico terminerà, se ci può essere l'avvento dell'idrogeno, dell'elettrico? Il tuo punto di vista è proprio a braccio. No, sicuramente quello, allora, il cambiamento c'è sempre stato e fa parte alla fine della storia dell'uomo, se vogliamo, quindi è normale. Allo stesso tempo, negli ultimi anni c'è sicuramente un'accelerazione forte che va su più direzioni, perché sicuramente c'è il tema dell'elettrificazione, c'è il tema dell'autoconnessa, c'è il tema della condivisione della mobilità. Ci sono tanti temi che fanno sì che questo cambiamento, secondo me, è un po' più veloce, sicuramente molto più veloce che negli ultimi anni, cioè negli anni precedenti. Sì. Quindi andare a dire cosa sarà è ovviamente difficile. Da un lato il tema dell'elettrificazione sembra una strada piuttosto inevitabile, secondo me con dei tempi che non sono quelli che si sente spesso dire, perché comunque ci sono troppi problemi infrastrutturali legati alla ricarica, legato al smaltimento delle batterie, legato ai costi, quindi inevitabilmente sarà più lenta. Poi anche comunque il motore a combustione interna ancora negli ultimi anni sta tirando fuori delle migliorie che sono notevoli, no? Quindi legando le due cose ci sarà sicuramente ancora una vita che è più lunga di quanto si immagini e più che altro da quanto si sente sui notiziari. Io sono super felice, anche se abbiamo preso una macchina elettrica, ma per studiarla è proprio, cioè per me olio, motore, puzza di benzina è super ok. Ma... e poi invece secondo me è interessante quello che è un po' il tema dell'idrogeno, alle pile combustibili, le famose fuel cell, che sono un po' quello che... prenderà il posto, se vogliamo, delle auto diesel,
soprattutto su motori un po' grossi. Quindi tutto ciò che è un po' veicolo industriale o anche solo il furgone, così, quello potrebbe essere proprio che legato all'idrogeno e quindi sostanzialmente per risolvere i problemi del costo delle batterie che per veicoli grossi dovrebbero essere enormi per avere delle percorrenze elevate che porterebbero anche a tempi di ricarica ovviamente insostenibili. Obsoleti, sì sì. Quindi secondo me quello verrà un po' dopo, no? Siamo ancora un po' in fase di sperimentazione, però sicuramente è un trend che andrà ad affiancarsi alle auto puramente elettriche. Però sì, tra l'altro ho visto che Toyota e BMW hanno fatto una joint venture per fare l'idrogeno, sembra che stiano facendo degli ottimi risultati su un X5, ci ho fatto anche un video, una roba del genere. Daniele, io ti ringrazio di cuore, non vedo l'ora di venirvi a trovare perché voglio stare un po' a toccare i macchinari, perché mi mancate maledettamente, e perché voglio vedere cosa sta bollendo in pentola e speriamo presto di poterci vedere. Intanto ti ringrazio veramente di cuore per tutto quello che fai, per quello che hai fatto e per quel supporto che ci dai a noi e a tutti i ragazzi che ci seguono, perché tutti i video che stiamo realizzando è grazie al tuo supporto, e quindi da lì andiamo a creare una cultura del ricambio, vedere come il ricambio, come funziona, tante piccole cose che probabilmente noi dietro le quinte non vediamo, no? O meglio, più che dietro le quinte in prima linea, che voi dietro le quinte vivete tutti i giorni. E quindi grazie veramente di cuore di questa straordinaria intervista. Io ti rinvito, qualora i ragazzi che ci scrivono qua sotto sono interessati a scoprire qualcosa di più, magari un pochino più tecnico, se ce lo dicono io ti richiamo, ci facciamo un'altra intervista, però parliamo solo di tecnico stavolta. Ok, ottimo. Grazie a te, Eman, grazie mille. Ciao Dani, grazie di cuore. Grazie a tutti. Un abbraccio, ciao.